Comprendere il mistero che stiamo celebrando, di questa annunciazione del Signore. E annunciamo il mistero di Dio, contemplando una maternità nuova, una vita nuova. Già la profezia che ci presenta il profeta Isaia ci colloca in una progettualità diversa, quella di Dio. Dio, di fronte all'uomo, sta quasi stancando il Signore per chiedere aiuto, protezione, per chiedere potenza, forza. Si prepara a rispondere in modo completamente diverso. Con una vergine che concepirà un figlio e si chiamerà Emanuele, Dio con noi. Cioè Dio non dà cose, non dà a noi e per noi potenza inutile, dà vita. E in questa logica, è la logica che riviviamo nel Vangelo. Maria è la Vergine promessa sposa a Giuseppe. Cioè c'è un progetto di vita, umano, buono, normale. Ma Dio, da questo progetto umano, vuol fare un altro progetto. Ugualmente umano, ma non solo umano. Un progetto che diventa famiglia divina. Attraverso non la distruzione, perché Maria e Giuseppe saranno sposi, in modo diverso da come forse noi vogliamo pensarli, ma in modo vero, perché c'è il mistero di un'azione di Dio che fa di quella famiglia un luogo nuovo. Fa di Maria anzitutto una nuova casa di Dio. A Davide era stato promesso che Dio faceva per lui una casa nella sua discendenza. E Maria è la tenda e Giuseppe la continuità di questa casa nuova, di questa famiglia in quale prende dimora l'Emanuele. E avviene quello che avveniva, vi ricordate, nella tenda nel deserto, scende la nube. E nella nube scende la potenza di Dio, che comunica, che parla, il Verbo, che parla a Mosè. Ecco, a Maria si rinnova questo, ma non più nei segni, ma nella vita, in un figlio. Il figlio di Dio e il figlio dell'uomo, insieme, in una unità. Nel grembo di Maria. È davvero un senso nuovo, significa che davvero Dio è con noi. Per sempre Dio è con noi. Certo, attraverso il seno virginale di Maria, attraverso il seno virginale della Chiesa. Attraverso sempre l'amore appassionato di Dio per l'uomo e il bisogno dell'uomo di avere Dio con lui. E questo avviene. Avviene in tanti momenti. Credo che c'è una grande sfida che Maria ci mostra in questa annunciazione del Signore. Una sfida a ragionare in modo diverso. Secondo la piccola missione verso il Domuti, voi pensate, sta morendo, cioè muore, non è vero, rinasce. Rinasce, ma non sappiamo come sarà, come questa nascita è una nascita che richiede
una accoglienza. Richiede da parte nostra e vostra entrare in questo mistero di nascita nuova. Non è una morte, è una nascita. Misteriosa. I doni di Dio non muoiono, rinascono e si rincarnano, diciamo, si incarnano veramente attraverso, dentro la storia. Da parte nostra ci sono alcune condizioni che mi sembra che la liturgia ci aiuta e Maria ce le mostra. La prima la ricavo dal Salmo: gli orecchi mi hai aperti. Non siete esperti, no? Adesso è richiesto a voi di aprire gli orecchi, cioè farsi attenti all'ascolto di Dio che parla, che Dio viene nella tenda del vostro cuore, della vostra famiglia, per parlare a voi e per collocare il germe della vostra vocazione, della vostra identità in un grembo che vi deve accogliere per rinascere, non diverso, non si perde rinascendo la propria identità, anzi la si ritrova nuova, riparte, diventa più vera secondo il progetto di Dio, naturalmente, secondo la volontà di Dio. Perché un figlio non è un possesso. Un figlio, e Maria lo imparerà bene, è qualcosa di veramente autonomo. Qualcosa che avviene e di fronte al quale il padre e la madre sono chiamati a ritirarsi, cioè a fare spazio. Se c'è una, non ricordo bene quale esegeta, ma dice che Dio, quando crea, lo crea facendo spazio nuovo, come crea la terra riducendo il mare, mettendo dei confini al mare, e crea man mano riducendo i confini, dando un confine nuovo, un'apertura nuova, fino all'apertura dell'uomo e nella libertà di ciascuno, nella pienezza di vita. Così un figlio bisogna che impariate questa realtà che il Signore vuole creare, lasciarla nascere, che nasca e che nasca in voi e per voi per una vita nuova, per un mondo nuovo. Perché? Che cosa è importante? Maria lo imparerà vedendo il figlio che gli dice subito: io devo fare le cose del padre mio. Comincia subito. Diremo che è un po' discolo. Perché? Perché quello che è importante è deve fare le cose del padre suo. La volontà. Essere nella volontà. E la seconda lettura ce l'ha spiegato. Non hai voluto sacrificio e offerta, non hai voluto che ci dessimo da fare noi a trovare, magari con tanto sacrificio, con tante rinunce a fare di sa che cosa, a cambiare il mondo, no? Né olocausti né sacrifici per i nostri limiti, per i nostri peccati. Ecco, io vengo, Dio, per fare la tua volontà. Non secondo una legge, ma secondo una volontà di Dio. E la legge della vita prosegue la legge di Dio, della sua volontà, non della volontà dell'uomo. L'uomo distrugge la vita, l'abbiamo davanti agli occhi. Cosa significa distruggere la vita con questa guerra? Perché? Perché non si entra in quello che è il processo della volontà di Dio dentro la storia. Non si è capace di ascolto, non si è capace di vedere, non si è capace di fare spazio alla potenza dell'Altissimo,
quello spazio che invece fa la Vergine Maria e nasce in lei il Verbo Eterno. Annuncia questa nascita l'angelo e l'annuncia per mezzo di Maria, perché nulla è impossibile a Dio. Annuncia questa potenza dell'Altissimo che la copre con la sua ombra. E c'è un figlio che gli è donato, un figlio. Ci è chiamati sempre a generare, ne parlavamo oggi per la comunità che era generativa. Dobbiamo essere generativi di Cristo, generare questa realtà. Ecco, Maria diventa allora il modello della sua disponibilità e docilità. Aveva fatto i suoi progetti, in fondo promessa sposa di Giuseppe, c'era tutto un progetto di vita, molto bello e buono. Dio ha detto no, tu fai quello che dico io. Rovescia tutto, mettendo a rischio la vita. E Giuseppe va in crisi anche lui, ma provvede l'angelo a illuminare che c'è un progetto più grande. La loro famiglia sarà la famiglia di Dio, fatto uomo. Una cosa impensabile, da una piccola famiglia umana come tante a una cosa nuova totalmente. E questo perché? Perché Maria e Giuseppe dicono sì. Cominciano loro il sacrificio. Cominciano loro. Non hai gradito offerta e sacrifici. Fare la tua volontà. E il loro corpo diventa strumento di accoglienza. Maria è il corpo di Maria che genera il corpo di Cristo. È in questa famiglia che Cristo diventa figlio dell'uomo, come lui ama definirsi, il figlio dell'uomo. Ecco cosa significa la disponibilità di Maria, la docilità di Maria, la docilità e disponibilità di Giuseppe. E l'assunzione di responsabilità fino in fondo di questo dono, di questa sottomissione alla volontà di Dio. Perché solo in questo, solo attraverso questo, nasce la vita nuova. Perché solo Lui può darla. Ecco allora in questo momento, vi invito a guardare in modo speciale a Maria. E lei, la madre. E lei, il grembo virginale, nel quale Dio vuole che rinasciamo insieme a Gesù, perché allora il Dio con noi si comunica a noi nella stessa vita. Guardiamo alla sua docilità, alla sua attenzione, dice, conservava nel cuore ogni avvenimento, ogni parola di Gesù. Conservava, cioè lo teneva meditandolo, cioè tenendolo dentro come memoriale. C'è un memoriale che dovete costruire, che siamo chiamati a costruire insieme, un memoriale di una nascita nuova, che non sappiamo, come ogni nascita è sempre un dono, non sappiamo come è e come sarà, però sappiamo che c'è. Perché il grembo di Maria non si è chiuso, il grembo della Chiesa non si è chiuso, la potenza generativa di Dio non si è chiusa. E Maria ci insegna ad aprire le nostre orecchie. Cosa significa ascoltare? Cosa significa guardare dentro la storia, dentro le situazioni, con gli occhi di Dio? Con gli occhi del progetto, cercandovi cosa Dio vuole, che vuoi da me, non più cosa voglio io, qual è il mio progetto,
dei miei sogni, i miei desideri, le mie speranze, ma quali sono le tue, Signore? Quale vita vuoi donarci? Perché Dio non dona la morte, non voglio la morte, è il Dio della vita. Ecco, con questo spirito vi invito in questo giorno, in modo particolare dell'Annunciazione, a contemplare questo mistero che il Signore chiede a ciascuno di noi di accogliere e di attendere. Maria per la nascita attende 9 mesi, com'è? Ecco, anche noi abbiamo delle attese, però siamo certi, Dio è fedele. Maria è una madre che conserva, non perde, non crea aborti, crea vita e vita eterna, vita piena. Ecco, chiediamo a Maria davvero di darci questo spirito di ascolto, questo spirito di conservazione nel cuore della storia, perché davvero il memoriale della nostra vita diventi un memoriale di esperienza di salvezza, davvero del passaggio da morte a vita, che è quello che il Signore prepara quotidiano, ogni giorno per noi. Alcuni minuti di meditazione, però già ci mettiamo là, così lasciamo i posti per gli ucraniani che vengono sotto.